Allora, buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, come al sempre, molto gradita. Diciamo che non sarà un appuntamento consueto la mia presenza in conferenza stampa, però visto che era il primo appuntamento ufficiale della stagione, mi sembrava giusto esserci. Naturalmente passo immediatamente la parola e la scena al mister, perché tanto volete chiedere a lui, poi dopo se avete bisogno di qualche chiarimento al termine sulla situazione, sulla partenza della stagione, sono a completa disposizione. Parola al mister. Sì, aspetto, chiedetemi io Ah, che, dobbiamo 5 minuti. certamente, ditemi che Allora volete sapere, cominciamo. che Sergio, per chi segue, domani sera è debutto ufficiale. Oggi fai allenamento, domattina rifinitura, però ci puoi dare un'indicazione di quei giocatori che non saranno a disposizione sicuramente, visto il lavoro settimanale. Vabbè, ben sai, sicuro. Abbiamo qualche problemino con Giustarini e Moscatelli, gli altri sono tutti a disposizione. Loro non si sa se potranno venire, saranno nei convocati. Dobbiamo aspettare l'allenamento di oggi perché Manuele c'ha un problema alla schiena e Moscatelli sembra stia meglio, c'ha un problema sull'anca, un'infiammazione, e dobbiamo vedere se saranno della partita. Debutto, timori, paura, fiducia, arrivano neopromossa tante volte, può giocare lo spezzetto oppure siamo tranquilli. No, siamo tranquilli. Allora, la Coppa Italia è una cosa che tutti dicono che non interessa proprio quando arrivi in fondo, però io credo che le prime partite siano quelle che sono prima del campionato, credo che siano partite vere, perché sono i primi test ufficiali, puoi avere le prime risposte, credo, dal lavoro fatto in questo mese. Quindi è un appuntamento che noi cercheremo di onorare al meglio, vogliamo provare a passare il turno sicuramente. Quindi, e poi dopo un mese di lavoro e qualche giorno è il momento anche di tirare un po' sull'adrenalina, perché questo è il periodo, diciamo, più, non difficile, però è il periodo più, virgolettato, noioso, nel senso, arrivi un mese dove non hai fatto solo amichevoli, questo è il primo step che si aspetta con un po' non di apprensione, però di curiosità anche per vedere se quello che abbiamo provato può essere subito messo in mostra. Quello che ci tengo, a parte la prestazione, è sempre cioè, il discorso che ho sempre fatto, cioè noi dobbiamo essere le qualità tecniche della squadra, credo che lo dimostrano il passato dei ragazzi, però purtroppo il passato nel calcio non esiste e quindi dobbiamo cercare la prima cosa di avere un atteggiamento da provinciale, come si dice, e questo è quello che ci dovrà contraddistinguere tutto l'anno, perché dobbiamo avere assolutamente questo atteggiamento, perché senza questo credo che non si possa raggiungere nessun obiettivo. In campo con unità. Assolutamente sì, con la consapevolezza di sapere cosa vogliamo, però con grande, quando io intendo atteggiamento, umiltà, consapevolezza, intendo grande corsa, non lasciare niente al caso, non pensare di essere mai più forti degli altri, però anche una grande convinzione nei nostri mezzi che credo siano importanti e quindi dobbiamo dimostrarli, però per dimostrarli dobbiamo dimostrarli sul campo. A parole è facile, finora abbiamo fatto, credo, un buon precampionato. Che però lascia sempre il tempo che trova, ecco, questo è quello che mi sento di dire. I ragazzi sono pronti, credo che tutti gli allenamenti abbiano dimostrato la voglia di fare, la voglia di mettersi in discussione, e questo credo che sia fondamentale. Chiaramente l'ultimo giudice è il campo e domani sera potremo
cominciare a trarre, non dico conclusioni, però come potremmo cominciare a vedere in questo periodo come hanno reagito i ragazzi alle cose che gli sono state proposte. Quindi è il momento anche di scegliere. È chiaramente il momento di scegliere, è il momento di vedere chi in questo momento ha una condizione migliore di altri, quindi giocheranno gli 11 che credo in questo momento ci diano più garanzie, e poi dopo con i 5 cambi a disposizione, con la rosa che abbiamo, credo che si può fare delle modifiche anche in corsa che ci possano determinare anche il risultato della partita. Non so, conosci l'italiano che ha accettato la qualificazione? Non molto, video pochi, hanno fatto qualche amichevole, è una squadra neanche promossa, quindi si trova poco. Ho visto un amichevole che hanno fatto con l'Empoli, però non erano ancora partiti, quindi è un amichevole che lascia il tempo che trova. Abbiamo visto una partita, Luca è andato a vedere una partita la scorsa settimana, credo che giochino con un modulo 5-3-2, 3-5-2, insomma, con una squadra che punta molto su questo ragazzo davanti, che hanno preso quest'anno, e su queste ripartenze dovremmo stare attenti sicuramente a fare un possesso palla senza perdere palle così gratuite, perché secondo me in questo fondamentale ci possono mettere in difficoltà. Chiaramente noi, come vorremmo fare sempre, ci piacerebbe fare la partita, chiaramente a volte ci verrà meglio, a volte peggio, però ecco, questo è quello che vorremmo provare a mettere. Poi dopo ogni singola partita ha la sua storia, sia sotto il profilo della condizione fisica, soprattutto al momento attuale, sia sotto l'aspetto anche personale dei singoli calciatori, e quindi dopo adotteremo tutte le contromisure necessarie per cercare di ovviare magari a una partenza che potrebbe anche non essere così esaltante. Sì. Abbiamo lavorato su quello, io non sono uno che mi piace dire io mi adatto, noi abbiamo cercato di costruire una squadra su questa linea, poi se non ci riuscirà a fare questo, per ora mi sembra che i ragazzi siano convinti e continueremo su questa strada. Se poi arriverà un momento che non ci riuscirà, se servirà, magari ci manca un po' di fase offensiva, ci manca qualche cosa difensiva, siamo poco equilibrati, quello purtroppo durante gli allenamenti si vede male, lo dovremmo decidere, man mano lo decideranno i risultati, e questo poi adatteremo tutte le contromisure necessarie. Però ad oggi i ragazzi sono contenti, abbiamo fatto un lavoro importante di un mese su questo, più che su questo sistema, su questo modo di giocare che vorremmo fare, e poi ora da domani cominceremo a vedere, speriamo i frutti. Vedo che c'è anche il direttore, che si può fare qualche domanda a lui, perché se no è assurdo che sia così. Di calcio abbiamo parlato, abbiamo discusso ora con il mister, perché parliamo della società, sì, qualche domanda un po' che ti può creare qualche problema. Se sei soddisfatto di questa campagna acquisti, perché è una cosa che non va giù a molti. Di questa campagna acquisti. Scusami, di questa campagna abbonamenti, curato da noi a tutti. Allora, credo che sulla campagna abbonamenti abbiamo speso anche troppe parole, nel senso, quindi il Grosseto dovrà cercare di convincere chi non si è fidato e sicuramente approfittare di chi si è fidato. Lo Zecchini, qualora possibile, dovremo essere bravi noi, soprattutto dovrà essere brava la squadra a far sì che gli sportivi si affezionino più di quello che si sono affezionati nella campagna abbonamenti. È naturale che rispetto alle altre concorrenti l'ambiente di Grosseto dovrebbe diventare un aiuto e non uno svantaggio, quindi questo
è l'augurio che ci facciamo. E poi è ovvio che è vero che è un'azienda, è vero, però è sempre uno sport, e quindi lo spettatore deve avere uno spettacolo gradevole. Ci auguriamo di aver allestito una squadra che si faccia voler bene, perlomeno. Però scusami, Filippo, non siete di versare nel mare e non andare a fondo della questione. Inizialmente la società aveva dichiarato che volevano migliaia di abbonamenti, sono arrivati meno della metà. Voi, detto di voi, se non lo potete mettere in conto, un perché ve lo siete chiesto? Lo siete dato? Allora, è una domanda che ognuno di noi in società si sarà sicuramente fatto. Credo che prendendo l'esempio dei nostri cugini vicini che fanno cronaca abbastanza in questi giorni, e parlo del Siena, abbiamo visto a chi è stato consegnato il Siena, abbiamo visto anche chi erano i competitor delle proprietà che si erano presentati. È una città più piccola di noi. Io penso che se si fosse presentata la holding Lamioni, che ieri abbiamo visto sul retromaglia anche in Conference League la prima volta in campo europeo, penso che il sindaco di Siena le consultazioni forse non le avrebbe neanche fatte. E mi immagino che a Siena ci sarebbero stati, ditemelo voi, 3.000 abbonamenti? 2.000-3.000 abbonamenti? Li hanno fatti. Beh, senza sapere dove giocano. Quindi, e questo fa pensare delle riflessioni, ma non è assolutamente un'accusa ai sostenitori del Grosseto, che peraltro ci sono vicini, lo zoccolo duro, e ne siamo fieri e orgogliosi. Probabilmente manca un pochino di senso di appartenenza del popolo, che in altre città, Siena per esempio, è un pochino più radicato. Io credo che sia un fenomeno sociologico, non lo so, poi magari ognuno si dà le sue domande, le sue risposte, che sono da quelle più belle a quelle un pochino più perverse, e via. Poi, Filippo, c'è anche un altro, io almeno questo me lo sono chiesto. In tribuna VIP io non so quanti volte sono a vedere 12 abbonamenti in tribuna VIP, mi sono sembrati pochini. Non è una risposta, non è un portare le spalle in qualche modo alla proprietà, è la mia considerazione che ti faccio. Ma allora, ripeto, io cerco di fare il mio lavoro al meglio. Se poi mi fate la domanda ulteriore, se fossi patron Lamioni sarei incazzato, la risposta è sì, molto semplicemente. Non è che c'è da fare tanti discorsi. La tribuna VIP, la curva, forse l'unica è la tribuna laterale, sì, che in proporzione dal punto di vista, però, perché c'è lo zoccolo duro. Però ripeto, è inutile ritornare sempre sull'argomento lamentandosi di quelli che non ci sono, perché altrimenti se no sembra di essere poco corretti anche nei confronti di quelli che ci sono. Io direi che la questione abbonamenti mettere una pietra sopra e basta, perché se no un vecchio ritornello che si ritorna a dire che quando c'era Pincione arrivavano a 1.000. Va bene, ma Quando c'era Pincione, ricordo, perché ero qualche chilometro più a nord, aprirono Corso Carducci, quindi insomma io un pullman in Corso Carducci non ce l'avevo mai visto, quindi forse... Sì, ma si veniva da una crisi spaventosa tipo quella del Siena ora. E invece questa. Quindi c'era un entusiasmo enorme rispetto ad ora, dal punto di vista storico. Però io penso che continuiamo a parlare di abbonamenti, ho detto, chi vuol venire viene, chi non vuol venire non viene, la squadra, l'ha detto lui, conta il campo, fanno risultati, la gente vuole le rapide, no? Tutto l'anno si tira avanti a abbonamenti. No, era soltanto per sottolineare, ragazzi, non si è... La società la sento diverse volte, siamo deludi, vorremmo di più.
e tornarci però due volte su questa posizione, penso che mancanza di rispetto è un dente che duole e pertanto ogni tanto questo male al dente fuori torna. Non è, io penso che la società sia come è la, il Grosseto, questo male ormai l'ha superato, ripiangere sul lato delle strade è inutile, la campagna è chiusa, chi l'ha voluto fare lavoramento l'ha fatto, non l'ha fatto comunque basta. Se poi verrà a spendere più soldi durante il campionato perché la squadra sarà prima, sarà più contento il padrone, se ci saranno 2.000 spettatori, vuol dire se la squadra vincerà. Tanto il discorso è questo. La delusione è enorme, l'avete già detto in più di un'occasione. Quindi, io credo, ripeto, e poi ha ragione Paolo, se no diventa anche stucchevole come vicenda, e così speriamo di chiuderla definitivamente. Ribadisco nuovamente che il numero degli abbonamenti dal punto di vista economico non è un problema per questa società, quindi non è che se c'erano 1.000 abbonamenti si prendeva altri due giocatori, quello che si doveva prendere l'abbiamo preso, e questo è il primo punto. Il secondo punto è che credo, ripetere ovviamente con le dovute proporzioni, perché quelli sono eventi eccezionali e mi auguro ripetibili, però quello bisognerà essere particolarmente bravi, vedere uno Zecchini colorato a festa di bianco rosso come in occasione di Grosseto Fiorentina è il sogno di tutti, quindi il nostro lavoro deve essere improntato verso quella direzione. Chi ha deciso di non venire, cercheremo di farci una ragione. No, è colpa mia che ci arriva del tempo. Quando mi chiede di mancherebbe sempre un portiere. Sì, mancherebbe sempre un portiere, ti ringrazio perché magari a qualcuno questo tipo di domande lo mettono in difficoltà. Io ammetto assolutamente a nudo che manca un portiere, credo che di profili del 2005 è qui accanto, se ne abbiamo visti meno di 100 dico una bugia, e bisogna prenderne uno che ci piaccia. Dal punto di vista delle quote piccole siamo in grande difficoltà, perché a parte Raffaelli e Fedit abbiamo soltanto i nostri Fregoli e Generali, non che non sono all'altezza, però fanno dei ruoli dove riteniamo che maggiore esperienza sia assolutamente necessaria, quindi ci auguriamo un miracolo prima del 31 agosto che si chiuda la campagna acquisti dei professionisti. Prego. Dobbiamo aspettare il Consiglio di Stato del 29, credo che il Dipartimento Interregionale farà le cose secondo coscienza, come ha sempre fatto del resto, la fiducia nell'avvocato Barbiero e nel Presidente Abete è massima, sono sempre utilizzati dei criteri di natura geografica, quindi fondamentalmente con il righello o col compasso Grosseto non si sposta da dove è. Ipotesi se ne sentono tante anche per la nostra disposizione geografica nella cartina sia della Toscana che per fare i gironi, dalla Sardegna alla Romagna al centro della Toscana, sì, anche sciocchezze proprio di dimensioni galattiche, non ci vogliono le sarde perché non si riesce a raggiungere Grosseto. Leggo delle cose a volte che veramente mi fanno accapponare la pelle, ma a parte questo fa parte del circo. Diciamo che la forza del Grosseto deve essere quella di riuscire a essere protagonista indipendentemente da quello che sarà il girone nel quale saremo inseriti. È ovvio che immagino che poi alla fine le squadre toscane sono 19, saranno divise, non lo so, in due o in tre, e ovviamente i nostri competitor, se dovessimo essere in quel girone, sono sempre soliti, quindi Gavorrano, Livorno, eccetera eccetera, poi le retrocesse, Montevarchi e San Donato, la stessa Pianese, Poggi Ponzi che è arrivato terzo anche l'anno scorso, quindi insomma sicuramente se dovesse essere questo sarà un
bel campionato. Grazie.